Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta salata a peperoni e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono scalogno, olio, un rotolo di pasta brisè, peperoni tagliati a pezzetti, zucchine tagliate a pezzetti, sale, pepe, uovo, ricotta, parmigiano grattugiato e provola tagliata a dadini. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i peperoni. Le zucchine, il pepe, il sale ed azioniamo il bimby per 10 minuti, temperatura varoma, antiorario, velocità soft. Le verdure sono pronte, togliere il liquido in eccesso e mettere da parte in una ciotola. Mettere nel boccale la ricotta. L'uovo. Il sale. E il pepe. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 4. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le verdure. Ed azionare il bimby per 20 secondi, antiorario, velocità 1. Il composto è pronto. Bucherellare il fondo della pasta brisè con una forchetta. Versare il composto di verdure. Livellare bene. Spolverizzare con la provola. Ed il parmigiano. Chiudere i bordi e cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La torta salata è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Torta salata, peperoni e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta!